Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Come potete vedere, abbiamo raggiunto finalmente i 1000 iscritti. Per risparmiare tempo durante la missione dell'esperto, vi consiglio di fare un papiro del luogo per poterci tornare senza dover fare nuovamente la strada. Una volta attivata la missione del cavallo esperto finale, ovvero quella di uccidere 300 demoni arcieri in 30 minuti, clicchiamo sul papiro del luogo della torre e ritorneremo già lì. Volendo, in questa missione potrete farvi aiutare da altre persone, purché voi siate il capo del gruppo. Mancano gli ultimi 10. Ah, ok, abbiamo finito, possiamo tornare dallo stalliere. Dovremmo quindi aspettare 13 ore e portare un KK allo stalliere. Insieme al libro del cavallo esperto ci verrà dato anche un libro arte equitazione che servirà per mettere punti sulle nostre skill da cavallo e vi consiglio di mettere combattimento a cavallo. Abbiamo tutti i libri necessari per portare corpo forte G1, ovviamente con papiri esorcismo e letture concentrate anche reperibili in gioco. Finalmente Giuno. Per poter reggere in covo 2 o covo 3 bisogna avere più difesa possibile, perciò vi consiglio di droppare un certificato cavalcatura qualsiasi e andare dallo stalliere e scegliere difesa. Ok, adesso abbiamo un'arena che non ci dà difesa, ma se dovessimo portare un papiro dell'evoluzione, un papiro della mutazione allo stalliere, aumenterà la nostra difesa fino a un massimo di 150. Dando quindi il nostro cucciolo di renna allo stalliere insieme a uno dei due papiri otterremo la renna selvatica che ci darà 50 difesa e 40 movimento e dandolo nuovamente avremo quindi la renna coraggiosa che ci darà un massimo di 150 di difesa e 50% di movimento. Ovviamente tutto ciò è possibile solo grazie all'esperto.
comprato queste chiavi inventario per poter sbloccare tutto l'inventario ed avere più spazio all'interno. Ok, adesso siamo pronti per poter iniziare ad expare e quindi fare il 75 in covo 2. Livello 61, ovviamente come avrete visto sto expando insieme al guerriero anche la sciamana per poterla portare insieme nelle altre mappe. Livello 65 e possiamo tornare quindi al villo 1 per poter comprare il libro dell'amnesia pestone e portare la skill a M1. Come potete vedere c'è l'evento pesca, ciò significa che ogni volta che pescheremo un pesce riceveremo 5 scatole puzzle pesci che ci serviranno successivamente per poter completare dei puzzle. Come funzionano questi puzzle? Dovremmo quindi cercare di completare questo rettangolo nelle minore mosse possibili. Meno saranno le nostre mosse e più aperture e bauli riceveremo.
potete vedere, pescando si potranno trovare molto raramente anche delle scatole puzzle pesci deluxe, che vi consiglio di usare solo quando siete sicuri di ricevere la ricompensa più grande, ovvero quando avrete utilizzato meno di 10 pezzi del puzzle. Vi consiglio di sfruttare questi eventi perché si fanno veramente tanti bauli e quindi anche tanti soldi. Torniamo quindi in Covo 2 ad expare per fare quindi il 75. Manca pochissimo, ultime mob. Olè, livello 75. Ho deciso di sposare la mia sciamana per poterci teletrasportare a vicenda usando la fede nunziale. E anche la sciamana è livello 75. Ora bisognerà alzargli le skill. Sto expando questo dropper sulla bianco al 55 perché è stato annunciato l'evento dei luce di luna. E al 75 se ne droppano pochi, quindi farò questo dropper. Ok, abbiamo portato il dropper a livello 55. Ho comprato questo scudo perfetto a mio parere, in quanto ha 15 blocco e 20 diavolo per Atlantide. Inoltre è livello basso, quindi è possibile utilizzarlo per il dropper, buonissimo in quanto ha 15 blocco oltre che gli status. Colpire duramente M1. Ok, l'evento Luce di Luna è iniziato ed è uno degli eventi migliori, quindi iniziamo a farmare. Potete vedere se si è al livello giusto, si regge tranquillamente, si droppano veramente tanti forzi di luce di luna.
Durante questo evento ho accumulato ben 1800 forze di luce di luna. Proviamo ad uppare un po' di alchimia in quanto vorrei entrare in Atlantide con un'alchimia mitica opaca. Diamante, diamante mitico e liscio. Proviamo con il giada. Mitico. No, ha 3 bonus però sono da giro, cioè da up. Fallito 2 volte per mitico. Proviamo con i rubini, almeno questi, per favore. Fallito. Proviamo leggendario di nuovo. È andato. Proviamo per mitico, per favore, almeno questo. Fallito. Oh, è andato mitico. Vediamo i bonus. Danni medi, res medi, valore d'attacco e final. E final, ragazzi. Dal primo tentativo, rubino mitico, opaco, final. Che culo. Abbiamo quindi chiuso l'episodio in bellezza. Vorrei farvi notare che la maggior parte di voi che guardano i video non sono iscritti al canale e che invece solo il 15% degli iscritti ha attivato la campanellina. Perciò nuovamente vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina in modo tale da ricevere le notifiche ogni volta che escerà un nuovo episodio. Grazie per la visione, al prossimo episodio, ciao!